Tanto questo deve essere lo stadio dei casertani, ma anche dei campani. Noi ci aspettiamo che questo stadio diventi uno stadio in cui tutti possano venire nel vedere le prestazioni, le straordinarie prestazioni della Casertana, ma per vivere anche momenti di assolutamente comunità, di stare insieme, frequentare le attività che nasceranno, diventare un luogo aperto, diventare un'agorà di vita vissuta, non solo sportiva, ma di chi vuole venire a Caserta e vedere come si innova. Quindi ci avviamo, abbiamo fatto un pezzo importante, è un sogno che si va a realizzare, un'opera che tutti sognavamo, tutti immaginavamo, e la lettura, ricordo qualche anno fa quando tutti dicevano dobbiamo spostare lo stadio fuori, ma la grande idea era quella invece di rimanerlo lì, innovarlo, realizzarlo e creare le funzioni speciali all'interno della città e farla diventare un'occasione per la città. È chiaro che ringrazio il presidente D'Agostino e l'ingegnere Ciuffarella perché sostanzialmente ci hanno dato la possibilità di sognare, hanno creduto in un'idea e dico che è il primo stadio che si fa con la nuova legge stadio perché lo Juventus Stadium fu realizzato antecedente alla legge stadio. Quindi chi applica in Italia per la prima volta e la porta fino alla sottoscrizione del contratto di concessione è Caserta nella sua interezza.